8:30, siamo partiti. Arrivo a Punta Lunella, se ci riusciamo. Siamo in 5. Questo è quello che si vede. Bellissime nuvole ancora basse, ma se ne andranno via. Guarda il cane, è tornato indietro per vedere se... se... Una alla volta perché ci diamo. Tieni tu, grazie. Una alla volta, una alla volta. Pian piano si sale, con calma. Questi sono i vecchi piloni. Buongiorno, anche lei qua? Eh sì, mi tocca, stavolta mi tocca. Ci avevo fame. Sì, se c'è la nebbia non si va in vetta. Ma che vallone qua chiuso, eh? C'ho il tafano che mi gira intorno. Vengo da te. Ma dai, qui, qua. Bisogna dividere nel bene e nel male. Ho capito. Sì, sì. Andiamo su quel colle là. Avevamo sempre detto di portare un paio di bombolette. Avevamo appena deviato. Bombolette di che cosa? Di vernice. Sì. Il cane continua a seguirci. Qui non c'è nessun sentiero. Pochi ometti. Penso proprio di sì. Ci siamo quasi. Quasi, eh? Sumase. Caldo? Sumase. Paolo si è ingoiato un insetto. Siamo al colle. Come si chiama questo colle? Colle Forcola. Forcola. Quanto davano? 2:35. Siamo? Due ore e mezza sopra. 3 ore e mezza sopra la punta. Ma dov'è sta punta? Lì, lì. Stiamo salendo alla Lunella in mezzo alla nebbia. Carla l'abbiamo lasciata al colle e vabbè, speriamo di arrivare fino in cima. Con la troppa nebbia torniamo indietro. Qui c'è l'usta a distra piombo. Siamo quasi. Quasi? Non lo so, saremo a metà strada. E qui arrampica, per andare su in vetta. È diritta proprio. La vetta è lì sopra. Però ce la faremo. Dai, vai pure. Verticale. Però dovremmo quasi esserci. Si vede una mano. Siamo arrivati. Mezzo alla nebbia, ma Punta Lunella, 2772 metri, ecco la croce.
Siamo al colle e adesso scendiamo giù. Ah, caldo farà caldo. Fine della gita. Siamo arrivati. Adesso una bella vera birra. Birra sempre, va bene. Sì, sì. Ho bevuto acqua io adesso. La birra di Merano? Fresca, fresca mi sembra un po'. Pensavo bene. Fammi telefonare. E arriviamo. Daniele per primo. Ah, e anche questa è fatta. Ah. Contento di essere arrivato. È stata dura e faticosa, soprattutto noiosa, perché c'era un paio di rompicoglioni dietro. Senti chi parla. Guarda la Torino, ragazzi. Nebbia grossa. Lui dica il canto, cosa magari. Somiglia, ma non è proprio così. Non ha un taglio così, una discesa così forte. Lui dica il canto. Guarda il Monte Rosa. È probabile che sia il rosa. No, che probabile. È il rosa. Sì. È il rosa. Sì, sì, è probabile. È il castro, poi c'è la sinistra, la luce nera. L'alluce è il mignolo. Guarda che bella quella vetta lì. Che vetta è quella lì, puntita così? O rocciamelone, perché non ce n'è altre più. Altre così. È rocciamelone. È rocciamelone, è rocciamelone, è vero. Ci va su per la valle e poi ci va su di là. Bello. Deve essere rocciamelone per forza.